Buongiorno, oggi incominceremo un ciclo di lezioni dedicate a Sigmund Freud, un autore enorme, un autore gigante, un autore che ha avuto una grande ricaduta, una grande influenza su tutto il patrimonio culturale e probabilmente anche su quello filosofico. Sì, certo, perché la prima grande questione che dobbiamo porci è perché trattarlo in un corso di filosofia? Perché, come dice Galimberti, è, credo, perché è venuto il momento di consegnare Freud a un percorso filosofico, forse anche non solo tratta un percorso psicanalitico di altro tipo, di altra natura. Perché? Perché Freud ha costituito, tramite l'invenzione della psicanalisi, una delle grandi rivoluzioni culturali del Novecento. L'influenza della psicanalisi in tutta la cultura ha costituito, ha cambiato un modo di pensare, di interpretare, di vedere le cose, in termini estremamente profondi, da cui in qualche modo non si è più tornato più indietro. Insomma, c'è un prima e c'è un dopo. Beh, pensiamo alla letteratura, Pirandello, Svevo, anche nell'arte, da lì. E nel cinema, gli esempi del cinema sarebbero infiniti, sarebbero moltissimi, a partire da Hitchcock, andando avanti con Woody Allen, Psycho di Hitchcock, è certamente una riproduzione magari schematica, ma dato che ha dei forti influssi, no? E dei forti riferimenti con la psicanalisi. Insomma, la psicanalisi ha cambiato un modo di interpretare, un modo di vedere, un modo di interpretare, un modo di vedere le cose. Ma perché? Perché un po' per la prima volta, in modo diretto, in modo esplicito, si è negata l'identità tra coscienza e psiche. La mia coscienza non coincide più, non è più unica e non coincide più direttamente con l'io. Oppure forse si può dire che l'io è fatto di più parti, al loro interno contrapposte. Così, parafrasando il testo di Pirandello, uno, nessuno e 100.000, no? E forse nella storia della nostra cultura, il primo a me che viene in mente che abbia colto e abbia capito una cosa di questo tipo, la problematica di una dimensione di questo tipo, forse è stato Platone, quando nel mito della Biga Lata, nel Fedro, parla dell'anima composta di tre parti, una parte razionale, l'auriga, e due parti irrazionali, però una positiva, volitiva, che è il cavallo bianco, una invece sempre razionale ma negativa, desiderante, concupiscibile, che è il cavallo nero. E avviene uno scontro all'interno, no, di queste parti, soprattutto tra cavallo bianco e cavallo nero. Insomma, una psiche combattuta, una psiche che per molti versi è un campo di battaglia, o dire così, parafrasando un linguaggio politico anche dell'oggi, non siamo padroni in casa nostra. Allora, questa natura irrazionale dell'uomo, questa natura non definita, questo fatto che l'uomo non è l'uomo cartesiano di un io penso stabile, cosciente, che ci conduce alla res cogitans, per cui sappiamo di essere sostanza pensante. Allora, ripeto, questa dimensione irrazionale, che non riusciamo a dominare, che è dentro di noi, è quella che ci conduce, quella che ci porta a una grande, un'enorme scoperta, almeno in questi termini prima medici e poi, ho detto, filosofici, a mio modo di vedere, come ci lascerà in eredità Freud, che è l'inconscio. E allora ecco che in questo modo, così possiamo certamente dire che è giusto definire Nietzsche uno dei tre grandi maestri del sospetto. Nietzsche, Marx e Freud, definire Freud, insieme a Nietzsche, insieme a Marx, uno dei grandi maestri del sospetto. Detto Ricoeur, uno di quelli quali ha smascherato, no, alcune delle grandi certezze dell'età moderna e ha fatto emergere quello che in realtà siamo, quello che in realtà è la nostra dimensione. Non dimentichiamoci che già Nietzsche, non solo in Umano troppo umano, ma certo anche aveva fatto emergere tematiche che poi dopo in Freud saranno riprese, per esempio il ruolo del corpo rispetto alla psiche, il corpo ha sempre ragione sulla mente, oppure le riflessioni, così parlò Zarathustra, sulla centralità degli istinti, dello stomaco, no? Quando Nietzsche dirà che lo stomaco è il principale organo di pensiero, il corpo ha sempre ragione sulla mente. E ecco allora che, come maestro del sospetto, Nietzsche darà un colpo per certi versi definitivo, no? Ad alcune delle grandi certezze dell'uomo moderno, dell'uomo occidentale. Lui, insieme a Darwin, che ci dirà che in qualche modo deriviamo, no,
l'origine delle scimmie, non contro l'idea creazionista, per cui no, e quindi questa nostra anche origine animale, Copernico che ha spostato l'uomo dal centro del mondo, dal centro dell'universo, perché spostando la Terra e non essendo più la Terra al centro, come era nel sistema tolemaico, naturalmente non lo è più neanche l'uomo, insomma adesso siamo un piccolo granello all'interno di un sistema e di uno spazio infinito. Copernico ha spostato l'uomo dal centro del mondo, insomma, dal centro dell'universo. Facciamo qualche cenno alla vita di Freud, perché sono significativi per comprendere poi dopo nel corso delle nostre lezioni, dei nostri incontri, alcuni temi molto importanti. Beh, innanzitutto diciamo che di famiglia ebraica, questo credo abbia avuto un ruolo. Così lo abbia influito, così sia importante, come dire, saperlo, sia nella sua modalità di lavoro, sia nel suo approccio allo studio. Si è laureato in medicina a Vienna, in un periodo in cui la psichiatria esisteva già, non l'ha inventata lui. Lui ha sviluppato una rivoluzione che si è chiamata psicanalisi. Psichiatria, gli studi delle malattie mentali esisteva già, in un periodo in cui la psichiatria era molto incentrata su un profilo fisiologico, cioè le malattie mentali erano causate da dei problemi fisico-neuronali, rotture interne, come dire, no? Come che fosse un ingranaggio che si fosse rotto, no? E quindi materiale, problematiche di natura materiale, quasi voglio dire meccanicistiche. E una macchina un po' che si era rotta, non vi era questa sensibilità verso l'aspetto psicologico, l'aspetto, dire così, non materiale, no? Lui infatti ha lavorato con Meinhard, che era appunto a Vienna, dopo essersi laureato, che aveva appunto questo approccio legato a questa dimensione meccanica della mente, no? Come che la mente, ecco, fosse così una macchina di cui potesse essere utile dalle parti. Studierà a Parigi con Charcot. L'isteria sarà un'esperienza estremamente importante per lui, perché gli consentirà di allontanarsi da quella dimensione meccanica, materialistica, solo fisiologica, ecco, della psicologia, no? E l'isteria sarà la porta d'accesso, una delle porte d'accesso allo studio sull'isteria e sull'ipnosi che farà con Charcot a Parigi. Sarà una delle porte d'accesso veramente molto importanti a quello che poi dopo capirà, a quella dimensione che poi dopo scoprirà e svilupperà, ritornato a Vienna, dove lavorerà con Breuer, un famoso caso di isteria, e lì emergerà, credo, la sua più grande scoperta, una scoperta fondamentale per quella che poi sarà la psicanalisi, che è la scoperta dell'inconscio. Qui citiamo tre opere che possono essere significative nel nostro percorso. Poi lui ha scritto molto, tutte opere molto importanti e molto interessanti. È l'interpretazione dei sogni, che anche un po' volutamente è stata edita nel 1900, segna il cambiamento di un'epoca, no? Apre il Novecento apre in una forma diversa, no? E questo è un segno, no? Di un'apertura, di un nuovo secolo, di un nuovo mondo, di un nuovo modo di interpretare la medicina, la ricerca psicologica, e un ruolo dei sogni che non sono solo fantasie, giochi così di una notte di mezza estate, ma sono qualcosa di più, hanno una valenza medica, una valenza importante per un'analisi di determinate patologie. Vedremo. È molto interessante, molto anche leggibile, a mio modo di vedere, la psicopatologia della vita quotidiana, che dà un'altra, sempre ci aiuta a capire le problematiche dell'inconscio, a mettere a nudo certe dimensioni, come poi in qualche modo fa l'interpretazione dei sogni. E poi il suo lavoro così, più così, dove sono spiegati, secondo me, in modo così più sintetico, più efficace, più, forse anche più sistematico, tutti i temi della sua psicanalisi, a introduzione alla psicanalisi, un testo a cui ha lavorato e lo ha riedito in diverse parti, in diversi momenti della sua vita, 15, e poi lo ha rieri. Ma ci ha continuato a lavorarci, perché sono poi tanti capitoli, tante lezioni in qualche modo, no? Fino al 32. Ecco. Io mi fermerei qua.
Con questa prima introduzione, naturalmente, naturalmente proseguiremo con altre tematiche. Io vi saluto e arrivederci.